Per il Palermo c'è il numero 4 Tagliarino classe 2005, dunque un fuoriquota, così come nell'Avellino c'è Leo Di Martino, che ormai abbiamo imparato a conoscere, ma in panchina c'è anche Testa Grossa classe 2005, per l'Avellino c'è Danna. Nessun fuoriquota per quanto riguarda il Palermo, nessun over, mentre per l'Avellino abbiamo già detto, tra i pali ci va Antonio Pizzella, eccolo qua l'Avellino, eccolo qua il Palermo, rosa-nero, la formazione di mister Di Benedetto, completo bianco l'Avellino, tempo di saluti con la terna arbitrale. È cominciata adesso Avellino-Palermo, allora buona partita a tutti, il possesso è per i lupi. Può allargare sulla sinistra per Di Martino, sguardo nel mezzo, il cross di Di Martino verso Mucano, la palla ancora lì, Florio col destro! Ed è subito una super parata di Misseri con l'esterno destro di Gabriele Florio, che si presenta così dopo la convocazione in prima squadra, un ragazzo che sicuramente ora è in fiducia dopo il gol sul campo del Bari. Ci sul pallone, Frisella la tocca per Ganci, apparecchia il destro, ci prova da lontano Pizzella, lascia scorrere, finisce fuori il buon tiro però di Ganci, quindi il Palermo ci ha provato al minuto 14. Tanto qui De Maio in qualche modo tocca il pallone, ma attenzione al Palermo con Salvia, occhio ai rosanero, Salvia va col destro, strozzato, la palla finisce fuori. Era un'occasione però questa per i rosanero con Salvia. Boniello, Arusa, Perez, perde palla il Palermo, la riconquistata Caldiero che fa saltare l'avversario, occhio a Caldiero, prova col sinistro, piazzato! E la paratona di Misseri, ancora una volta al 27esimo si è messo in proprio Giuseppe Caldiero, ha fatto tutto da solo, ha provato a piazzarla all'incrocio. Misseri però ancora una volta ha dimostrato di essere un signor portiere e soprattutto di avere grandissima reattività. Seconda chance importante per l'Avellino, ultima chance però per l'Avellino. Tarcinale la mette in area di rigore, vediamo che succede, la palla, attenzione, buona, la mette nel mezzo e c'è il gol dell'Avellino, il gol dell'Avellino con Alaia, vantaggio bianco-verde sul gong del primo tempo, il gol è di Roberto Alaia e l'Avellino passa 1-0 al Partenio Lombardi. Finisce anche il primo tempo e l'Avellino mette la freccia con Alaia e fa 1-0 proprio al limite, all'ultimo secondo, all'ultima chance. Intanto è cominciato adesso il secondo tempo, speriamo che sia un secondo tempo divertente. Due gli uomini in barriera, Di Maio e Colurciello, va gigante nel mezzo, la palla passa col tacco, trova il pareggio il Palermo con Lococo su colpo di tacco al minuto 20 del secondo tempo, pari rosanero col colpo di tacco del numero 17 Samuele Lococo. Il Palermo resta in zona d'attacco, il cross nel mezzo, c'è il gol di Giglio con la dormita della difesa dell'Avellino. Danna va fuori da Panico, col petto la mette giù, ultima occasione per l'Avellino, Panico la mette dentro, attenzione per Lomocano ed Agosto, non ci arriva nessuno dei due e finisce qui, non c'è più tempo, il Palermo batte l'Avellino 2-1 e si riprende la testa solitaria della classifica, rimonta rosanero, esultanza pazzesca da parte di mister Di Benedetto, segno che è stato un campo difficile questo per il Palermo.